Romano Dal Mazzo, candidato al Senato con la lista del Partito Comunista dei Lavoratori, perché votare questo partito? Perché votare questo partito? A parte che io non abbiuro mai a quello che è stato, io non abbiuro a quello che è stato il mio passato, sono comunista dal 58 e continuerò ad esserlo fino agli ultimi giorni. Votare oggi Partito Comunista dei Lavoratori significa, diciamo, significa nazionalizzare i banchi, nazionalizzare senza indennizzo le imprese che chiudono, suddividere tutto il lavoro esistente tra tutti, perché la cosa più bella del comunismo è che a tutti debba essere data la possibilità di lavorare. E la cosa ancora più bella è che io voglio lo regime, voglio lo comunismo in cui sia possibile ridere o piangere, soffrire o gioire, lavorare o fare un barbone, al limite vivere o morire, ma per libera scelta dell'uomo, non perché è costretto dalle circostanze ad assumere quell'atteggiamento. L'economismo è liberazione. È chiaro che siamo pochi, non potremmo, l'obiettivo è di crescere per fare in modo che tutte le fabbriche che chiudono siano nazionalizzate. Quando Ferrante aiuta l'Iribus, quello che non ha detto, quando aiuta Ferrante aiuta l'Iribus di cosa? Ha detto la prima cosa, tenete 70 pullman ego. Non fateli uscire, né fate uscire i macchinari. Però Ferrando là non ha pigliato manco un applauso, cioè è stato trattato come, è chiaro, loro vanno che vanno i big della politica irpina per cercare di risolvere i problemi, non si possono affidare chi è Ferrando chi rappresenta poco. Però quella intuizione sua di non fare uscire i pullman era una cosa forte, oppure di non far uscire i macchinari, perché sennò ci sta la delocalizzazione, esci i macchinari e portarli in Serbia, e là in Serbia a quanto euro? 350 euro, ma poi vanno a venire a vendere qua da noi a 14-15 mila euro, e tutto questo non va. Bisogna suddividere il lavoro tra tutti, guadagneremo di meno, sarà il comunismo della miseria per i primi giorni, per i primi anni, per i primi decenni, ma poi ci sarà liberazione, non ci sarà più bisogno dello Stato, perché ognuno diventerà così cosciente dei limiti della propria azione e non sarà mai soddisfatto nei suoi bisogni se non vedrà analogo soddisfacimento del bisogno dell'amico, del compagno, del concittadino, del compatriota, dell'uomo.